Eccoci qua, nuovo appuntamento in cucina con il nostro amico chef Angelo Madonna. Ciao Angelo! Ciao, ciao a tutti. In Oggi ci porti Spagna. in Spagna. Che bella la Spagna! Che Diciamo piatto! così, il gaspaccio. Ormai sta diventando nostro sto gaspaccio, lo fanno Lo tutti. fanno È tutti, quasi è italiano. quasi italiano, lo fa anche Angelo, ma trucca, vero? Una Truccato. particolarità. Una piccola Piccola particolarità. particolarità. Allora si dice vamos! Va, andiamo, vamos! Vamos. giustamente. Allora, giustamente i pomodori. Facciamo vedere un po' tu, alza un po', ecco, pomodori, Sarebbe questi. Belli meglio maturi, ecco, si crede importante pur buon gaspaccio che siano belli maturi. Belli maturi, belli maturi. Eccolo maturi. Peperone. qua, bello maturo? Giusto, anche Giusto, questo va bene, sì. anche, Cetriolo, l'ho tagliato a metà perché era troppo lungo. ok. Bene, ha tagliato il cetriolo a metà. Capitato. Capita, capita anche questo. Cipolla, l'ho presa rossa. Rossa, ok. Aglio, ho fatto Aglio. tanto, ma basta uno spicchio. Basta uno? Sì, l'ho aperto a metà, ho tolto l'anima al centro, ma basta una Va metà. tolta l'anima al centro. Perché? Perché Curiosità. Ok, influisce sul sapore, non incide bene, bene. molto. Curiosità che te l'ho voluto chiedere. Basilico. Basilico. In giardino lo troviamo, Sì, giusto? sì, sì. E Bene. pane. Pane, quello. Ne Poi c'è un abbiamo. ritocchino, un altro ingrediente lo diciamo alla Lo fine. dice dopo. Pane ne abbiamo in quanti? In quantità. Allora, iniziamo subito con i pomodori. Bene. Li andiamo a togliere questa parte qui centrale perché anche questa dà noia e influisce sul sapore. Ecco che a me, sinceramente, quel picciolino lì non Non piace. Non piace. sono stucco, Sì, ma non dà piace. noia, dà noia. Vero? Anche nella masticazione è una cosa un Sì, po'. vedi, si fa un taglietto con il coltellino e si gira in senso circolare ed è Sì, tolto. sì, sì. Quindi lo andiamo a tagliare. In questo modo. E abbiamo qui, rimettiamo il In un recipiente. recipiente. Semi tu, va bene tutto, Tutto, anche tutto, con tutto, i semi. casselle, tutto, tutto Anche con dentro. i semi, Anche con ok. i semi. Bene. Bene. Andiamo, Secondo passo. secondo passo, peperone. Peperone. Allora io taglio così Lo taglio a per fette. evitare più che altro sprechi. Ok, tagliamo pezzettini. Alziamo la voce. Sì, concordo. Questa quantità è sufficiente. Ok. E mettiamo dentro. Bene, quindi pomodori e peperoni. Sì, cipolla. Anche questa la tagliamo. Stavo dicendo julienne, ma non è che si garba tanto. Quindi diciamo Ridimmelo. julienne, ma diciamo Giù. striscioline. A striscioline. Un spicchio d'aglio, o meglio, Uno, una metà. Poi una metà. mettiamo il basilico. Basilico. Taglia anche il taglia Tutto, tutto allora. Cetriolo. tutto, tutto. E poi il cetriolo. Lo peli? Perché Eh sì. la buccia è No, amara? non va bene. Non va bene, niente buccia. Niente buccia. Ok, Ok. a questo punto. Allora, per avere un buon risultato, ora... Magari parla verso di No, noi. cerchiamo un ingrediente, cerchiamo un ingrediente di là. Lui ci fugge, ci fugge. Sì, comunque sale, pepe, Pepe. olio. Olio, ok. Non c'è olio. Sì, c'è. Ah, c'è. Ok. C'è. Birbante. Scusa Ora un fa anche il clown, fa attimo. Io scelgo di lamponi. anche. Aceto di lamponi. Sì, che dà il giusto contrasto, che va bene con tutto. Ok. Ok. Tanto vedete anche la quantità, Esatto. A Per questo avere punto. un giusto risultato, ma direi anche eccellente, mescoliamo e facciamo marinare tutta la notte. Tutta la notte, che noi non abbiamo tutta la No. notte. Per noi è già passata la notte. Ecco, la Quindia notte è già è già passata. passata. Ok. Passata la notte si frulla. E si mette in questo Mix macinino, in questo mix. piccolino. Ora farà un po' di rumore.
Quanto tempo ci vuole? Ma questo fa presto. Sentite che rumoraccio. Beh, d'altra parte è Angelo, d'altra parte ci vuole anche questa attrezzatura qua, eh? Eccoci. Ci siamo. Fatto un minuto? Sì. Vediamo. Attraverso da questa parte. Oh, che bello! A questo punto come... No, ancora non è finito. No, appunto dico, a questo punto ti stavo chiedendo dove arriviamo, dove andiamo? Mettiamo la stracciatella. La stracciatella. Pane? Pane? Sì. Opa. Basilico? Vediamo, alziamo. Ci siamo. Via. Bello, e questo è un gazpacho truccato all'italiana con la stracciatella, il basilico e il pane rossi all'esterno e non all'interno. All'esterno e non all'interno. Quindi buon appetito, grazie Angelo. Ciao. Alla prossima, continuate a seguirci. E veramente, guardate che bello, lo rinquadriamo. Guardate che bello.